Gentili telespettatori, buona giornata. Questa volta sono rimasto stupito dalle parole di Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano, che è sempre stato comunque molto riflessivo, ragionevole e abbastanza equidistante, trasversale. Non è uno che solitamente si schiera ideologicamente da una parte, però questa volta mi fa venire qualche sospetto, perché dice Padellaro a 8:30 da Lilli Gruber, ma forse l'influenza di Lilli Gruber, quando vai ospite di Lilli Gruber, se non parli male del governo quella magari non ti invita più, perché lei vuole dei complici. Allora, Padellaro dice: il governo è incapace di governare fenomeni violenti e allora aumenta le pene, vogliono impedire le contestazioni. E mi sembra strana una valutazione fatta da Padellaro in questo modo, perché è sconnessa. Allora, seguitemi un attimo. Il governo è incapace di governare fenomeni violenti. Ci sono delle leggi e le forze dell'ordine vigilano sull'applicazione delle leggi, si applicano per la tutela dei cittadini, diritti. Quindi chi è che contrasta i fenomeni violenti? Non il governo, li contrasta la polizia con le leggi che ci sono a disposizione. E mi ricordo che un poliziotto mi disse un giorno: noi abbiamo le mani legate, non possiamo fare quasi niente, li portiamo in galera quello, fra un'ora è di nuovo fuori e ci ride in faccia. Ok? Quindi non è un governo che è incapace di governare fenomeni violenti. Quello che mi diceva questo poliziotto risale al 2017, quando la Meloni aveva l'1% e non era il governo. Sono stato accerchiato da dei bengalesi perché avevo fatto loro una foto, facevano i mimi in via dei Fori Imperiali, ho fatto una foto e mi hanno accerchiato in 6 o 7, che volevano dei soldi, no? E lì mi sentivo un po' Bud Spencer in mezzo a questi 7, no, adesso ho detto adesso li prendo e no, va bene, insomma. Non volevo mettermi in mezzo a Roma a fare Bud Spencer o Terence Hill, no? E allora mi avevano accerchiato perché volevano il mio cellulare, perché avevo osato fare la foto e non gli avevo dato dei soldi. E a quel punto ho detto: oh, santa Cleopatra, adesso mi tocca prenderli, no? Sai come nei film di Bud Spencer che li stende tutti, no? Non perché io sia chissà quale fenomeno, ma comunque sia c'era una bella differenza tra me e questi bengalesi, anche se erano in 7, comunque c'era una bella differenza, mi arrivavano qua, no? Vabbè, comunque erano comunque... Vedo passare una pattuglia, alzo la mano come a scuola, no? Scusate, c'ho questi qui intorno. E allora cominciano a scappare, loro li inseguono, ne prendono 2 o 3, gli altri si dileguano. E questi poliziotti mi dicono: noi abbiamo le mani legate, questi adesso li portiamo al commissariato, fra un'ora sono di nuovo in giro, sono di nuovo qua a fare i mimi. Ecco, quindi non è il governo che ha, non è capace di governare fenomeni violenti. Questi fenomeni di tutti i tipi che ci sono in Italia ci sono da sempre e le leggi sono sempre le stesse, quindi adesso non possiamo dire che è colpa di Meloni se succedono queste cose. Quello che è successo a me non era colpa di Meloni, non so chi c'era nel 2017, non mi ricordo, Gentiloni sia gentile, boh, non lo so. Allora aumentano le pene perché sono incapaci di governare questi fenomeni. No,
non è aumentare le pene, è mettere delle pene. Perché se metti il carcere per chi occupa le case, e prima il carcere non c'era, vuol dire che la pena che cosa serve? La pena e la certezza della pena servono come deterrente, in modo che le persone ci pensino su 10 volte prima di combinare qualcosa, perché c'è la certezza della pena. Se invece poi non ci sono le pene, ma c'è magari una multa amministrativa se occupi le case, se blocchi l'autostrada ti danno una multa di 50 euro come per divieto di sosta, se non c'è la certezza della pena o non c'è proprio la pena, c'è solo una multa amministrativa, la gente poi fa quello che vuole e ti blocca le strade tutti i giorni. Ecco, quindi l'aumento delle pene non serve al governo perché è incapace di governare questi fenomeni, serve proprio come deterrente. E poi conclude: vogliono impedire le contestazioni. No. Padellaro, ve l'ho detto, questa volta mi sta veramente stupendo, perché dire che vogliono impedire le contestazioni è assurdo. Come disse la Meloni e tutti quelli del governo, volete manifestare 365 giorni all'anno, 24 ore su 24? Fatelo, ma non date fastidio alle persone, non cercate di impedire la libertà, non commettete atti violenti, non andate ad assaltare queste o quelle cose lì. Ecco, volete manifestare pacificamente? Fatelo! 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno. Fatelo, fatelo e fatelo, dice il governo. Ma se invece volete andare a prendere a calci la polizia o a tirare le cose sulle vetrine, spaccare le macchine, eccetera, eccetera, e allora è un'altra cosa. E allora ti metto dentro. Non ti metto dentro ed esci dopo un'ora come mi dicevano i poliziotti. Ti metto dentro e per un po' di tempo butto la chiave. Ecco, questo non vuol dire impedire le contestazioni. Davvero mi stupisco delle parole di Padellaro, forse in soggezione di Lilli Gruber. Forse lì si comporta in un certo modo, poi cambia programma e diventa più tranquillo e dice le cose. Perché dire vogliono impedire le contestazioni sembra di sentir parlare Elena Schlein, detta Ellie. Non è da Padellaro, eh. Padellaro ha una certa differenza con Elena detta Ellie. Da Elena detta Ellie ti aspetti queste cose qua. Vogliono impedire le contestazioni? Sì, vabbè, dai. No, quando senti dire queste cose a Schlein dici sì, vabbè. Quando le senti dire a Padellaro, che ha spesso dimostrato di essere una persona molto intelligente, rimani perplesso. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.